E benvenuti a questo penultimo episodio. Beh raga, vado a fare l'ultimo livello qua, il Cortex Vortex. Direi in onore del primo Crash Bandicoot. Crash, sei stato un ragazzaccio, ma adesso basta. In che modo gli ha parlato Cortex? Come se fosse suo padre. Beh, in fondo l'ha creato lui, quindi si può dire che Cortex è anche è una specie di padre per Crash, ma per Crash, cioè suo padre più o meno, no? Oh. E credo che la stessa cosa vale anche per tutti gli altri. In fondo è stato, beh, Cortex a crearli, no? Mentre Coco, beh, lei non è stata creata da nessuno, era già così, senza motivo, senza nessuna spiegazione logica. Dico, una spiegazione che potevano dare è che Coco è in realtà una parte di, sapete quella lì del primo capitolo, che poi ci sono due finali, che si di scappare con lei oppure di andare a salvare, ma poi lei scappa con quel specie di gangster. Ecco, appunto, avrei potuto dire che è una parte sua che si è divisa, che vedeva Crash come un fratello. Per me direi che questa spiegazione andava anche bene, secondo me. Voi che cosa ne pensate? Pensalmente Dingo Dino, cosa ne pensa di questa mia di questa mia idea, ecco. Di questa mia teoria. Vai giù. Cavolo, difficile stare sulle piattaforme perché rischi di venire beccato. E poi riparto all'inizio in stile Dark Soul. Grazie tante, eh. Ma perché ho provato a saltarti sopra? Perché l'ho fatto? Raga, oggi poi non mi sento neanche ben in forma. Non perché sono. Non è che sono malato, è che in certe occasioni io starnutisco e le sparo a ripetizione senza motivo. Ecco come mi sento adesso. Ok. Andiamo. Cazzo in culo. Ok, quando sbaglio. Ora. No, meno male che avevo Aku con me, meno male. Oh, no, volevo la passare sotto. Vabbè, poi almeno. Almeno vivo. Che fortuna. Mica, quante morti sto facendo. Questo titolo
lo metto come morti a caso. Dai però, ma... sono morte ridicole veramente, dai. 1, 2, 3, 4, doppio salto. Oh, finalmente. Meno male che all'inizio del livello non c'era un inseguimento, perché lo pensavo. Grandissimo Crash. Boom! E la io quella carta la prendo. Voilà! È questo che serve un bazooka. Usare le bazooka, vai! Ho il bazooka! Ecco, fatto vita presa. Visto che poi per l'ultimo scontro mi servono un bel po' di vite. Visto che sarà un po' difficile, sicuramente. Dai però. E vabbè, pazienza, va. Chi se ne frega? Oh. Wow, potere della concretazione! L'ho scatenato! Voilà! Appena in tempo che stava per esaurirsi, sì, stavo per morire, ma vabbè, dettagli! Che l'ho beccato da così lontano. Wow. Ecco fatto il livello completato. Mi sono messo 8 minuti e 15. Bene. Sono pronto per lo scontro finale contro Crowns, che non vedrete in questo episodio ma nel prossimo. Quindi raga, ci vediamo allo scontro finale! Ciao! Anche Crash. Preso male dallo scontro. Ciao!